Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pater noster quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Dal Libro di Cielo, volume decimo, capitolo settimo, 22 dicembre 1910. Continuando il mio solito stato, vedevo innanzi alla mia mente vari sacerdoti, ed il benedetto Gesù diceva: per essere abili ad operare grandi cose per Dio, è necessario distruggere la stima propria, il rispetto umano e la propria natura. Per rivivere della vita divina e fare conto solo della stima di nostro Signore e di ciò che riguarda l'onore e la gloria sua. È necessario stritolare, spolverizzare ciò che concerne l'umano per poter vivere di Dio. Ed ecco, non voi, ma Dio in voi parlerà, opererà, e le anime e le opere a voi affidate faranno splendidi
effetti, ed avrete i frutti da voi e da me desiderati, come l'opera delle riunioni dei sacerdoti detta a te innanzi. Ed uno di questi potrebbe essere abile a promuovere ed anche ad effettuare quest'opera, ma un po' di stima propria, di timore vano, di rispetto umano lo rende inabile. E la grazia, quando trova l'anima circondata da queste bassezze, vola e non si ferma, e il sacerdote resta uomo e opera da uomo, ed ha nel suo operare gli effetti che può avere un uomo, non già gli effetti che può avere un sacerdote animato dallo Spirito di Gesù Cristo. Capitolo ottavo, 24 dicembre 1910. Avendo fatto la comunione, pregavo il buon Gesù per un sacerdote che voleva sapere se il Signore lo chiamava allo stato religioso. Ed il buon Gesù mi ha detto: figlia mia, io lo chiamo, e lui è sempre indeciso. Le anime che non sono risolute non sono buone a nulla. Il contrario, quando uno è deciso e risoluto, tutte le difficoltà le supera, le scioglie. Quegli stessi che muovono le difficoltà, vedendolo sì risoluto, si debilitano e non hanno il coraggio di opporsi. È un po' di attacco che lo lega, ed io non voglio contaminare la mia grazia nei cuori che non sono sciolti da tutti. Si distaccasse da tutto e da tutti, ed allora la mia grazia rinonderà di più e sentirà la forza necessaria per eseguire la mia chiamata. Capitolo quindicesimo, 28 gennaio 1911. Trovandomi nel mio solito stato, si faceva vedere il cuore del mio dolce Gesù, e guardando dentro di Gesù vedevo il suo cuore in lui, e guardando in me lo vedevo anche in me, il suo cuore santissimo. Oh, quanta suavità, quante delizie, quante armonie si sentivano in quel cuore. Onde, mentre mi stavo deliziando con Gesù, sentivo la sua voce suavissima che gli usciva da dentro il suo cuore, che mi diceva: figlia, delizia del mio cuore, l'amore vuole i suoi sfoghi, altrimenti non si potrebbe tirare innanzi, specie per chi mi ama davvero e non ammette in sé altro piacere, altro gusto, altra vita che amore. Io mi sento tanto tirato verso di loro che l'amore stesso mi costringe a rompere i veli della fede, e mi svelo e faccio loro gustare anche di qua il paradiso ad intervallo. L'amore non mi dà tempo di aspettare la morte per chi mi ama davvero, ma anticipo anche in questa vita. Godi, senti le mie delizie, vedi quanti contenti ci sono nel mio cuore, a tutto prendi parte, sfogati nel mio amore affinché il tuo si allarghi di più e possa di più amarmi. Mentre ciò diceva, vedevo sacerdoti, e Gesù ha continuato a dirmi: figlia mia, la Chiesa in questi tempi sta agonizzante, ma non morrà, anzi risorgerà più bella. I sacerdoti buoni si dibattono per una vita più spogliata, più sacrificata, più pura. I cattivi sacerdoti si dibattono per una vita più interessata, più comoda, più sensuale, tutta terrena. Io parlo a loro, ma non a loro. Parlo a loro, cioè a quei pochi buoni, fossero anche uno per paese. A questi parlo e comando, prego, supplico che facciano queste case di riunioni, salvandomi i sacerdoti che verranno in questi asili, rendendoli sciolti affatto da qualunque legame di famiglia. E da questi pochi buoni si rifarà la mia Chiesa della sua agonia. Questi sono il mio appoggio, le mie colonne, la continuazione della vita della Chiesa. Io non parlo a loro, cioè a tutti quelli che non si sentono di svincolarsi da qualunque vincolo di famiglia, perché se parlo non sono certamente ascoltato, anzi, al solo pensare di rompere ogni vincolo restano indignati. Ah, purtroppo sono abituati a bere la tazza dell'interesse di altro, che mentre la dolcezza alla carne è veleno all'anima. Questi tali finiranno di bere la cloaca del mondo. Io voglio salvarli a qualunque costo, ma non sono ascoltato. Quindi parlo, ma è per loro come se non parlassi.
Bene, come abbiamo visto in questi tre capitoli, c'è uno sfondo continuo, stanno sullo sfondo i sacerdoti, e peraltro abbiamo messo la lettura di ben sei capitoli, il nono, il decimo, undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo, dove Gesù amplia molto questo discorso diretto proprio personalmente ai sacerdoti, no? In questi capitoli che abbiamo letto i sacerdoti si trovano sullo sfondo neanche troppo, però le considerazioni che fa Gesù sono ampliabili, quindi sono tranquillamente, possono tranquillamente essere oggetto di meditazione, quindi essendo quella sezione diciamo un pochino diretta, qui tanto per dare una brevissima informazione, ecco, Gesù voleva che si facessero queste case di sacerdoti, no? Quindi queste appunto case dove i sacerdoti potessero fare vita comune, perché i buoni diventassero più santi e perché quelli meno buoni potessero essere appunto aiutati anche dalla compagnia appunto di buoni e santi sacerdoti e di tutto ciò che comporta insomma una vita insieme, anche in vista, l'abbiamo sentito, del distacco dai legami familiari e dagli interessi, presumibilmente interessi familiari insomma, che, con cui alcuni sacerdoti non buoni, a quanto dice Gesù, potevano un pochino umanizzare, sporcare, ecco, sporcare in questo senso insomma nel loro ministero. Evidentemente c'è anche un po' sullo sfondo un discorso più ampio, e questo anche molto attuale insomma sulla Chiesa, che ci dà delle importanti, a mio avviso, chiavi di lettura e di riflessione. Procediamo a meditare però adesso con ordine. Allora, Gesù dice una cosa fondamentale, anzitutto: per essere abili ad operare cose grandi per Dio è necessario distruggere tre cose: la stima propria, il rispetto umano e la propria natura. Usa poi termini tipici, ecco, del suo parlare in questo contesto del divin volere, parla di stritolare e spolverizzare, questo è un termine tipicamente ricorrente in questi scritti, ciò che concerne l'umano per poter vivere di Dio. Ora, noi dobbiamo sempre tenere presente che la vita nella divina volontà è una vita divina, non nel senso che cambiamo natura e diventiamo un Dio, insomma, perché noi siamo degli enti creati e come tali sempre rimarremo, ma nel senso che si è completamente rivestiti di spirito soprannaturale, per cui le cose a cui badano gli uomini, e a volte badano molto, diventano completamente indifferenti, perché come dice Gesù non si bada alla stima propria, ma alla stima di nostro Signore, di Lui. Non si bada a non perdere, come dire, l'onore proprio, ma l'onore di Gesù. Non si bada alla propria gloria personale, ma alla gloria di Gesù. Queste sono disposizioni profonde del cuore, perché teniamo sempre presente che esternamente le azioni possono essere uguali, identiche. Nell'esempio del sacerdote questo è molto facilmente comprensibile, no? E quindi non sarà mai abbastanza l'insistenza nell'impegno da parte di chi vuol vivere in questo mondo di imparare a interrogare le intenzioni e i desideri e i pensieri nascosti del proprio cuore. Se io agisco in vista della stima propria, non è un problema di opere esterne che faccio. Faccio un esempio sacerdotale, no? Celebro la messa, celebro bene la messa con l'intenzione di dire, di suscitare, oh, tutti devono pensare, guarda che bella messa che celebri. Questa non è un'opera esteriore, questo è un pensiero di stima propria, di vanagloria, interno e quasi sempre nascosto, volontariamente o inconsciamente nascosto. Ma se io celebro la messa in questo modo, cioè fermo restando la validità della messa, l'attuazione del sacrificio,
chi partecipa alla messa partecipa alla messa, chi fa la comunione fa la comunione, però quest'atto, che è un atto in sé, cioè celebrare la messa è la cosa più grande che possa esistere nell'universo, si può tranquillamente dire senza timore di sbagliare, ma con quella intenzione Gesù si gira dall'altra parte, perché la messa oggettivamente dà infinita gloria a Dio e va celebrata per la gloria di Dio. Quindi anche l'ars celebrandi, come è chiamata nei documenti recenti della Chiesa, quindi celebrare la messa in un certo modo, quindi con amore, con devozione, con osservanza delle norme liturgiche, con calma, con cura, eccetera, non è da un buon sacerdote fatto perché tutti dicano guarda come celebra bene, che bella messa che ha celebrato, no, ma è fatta per la gloria di Dio. Da che cosa si capisce questo qui? Come facciamo noi a... che se ti arriva una critica, ecco, tu non cambi modus operandi in forza della critica, anche se, e questo è proprio di chi vuole procedere nella cautela e nell'umiltà, uno si deve chiedere: è fondata la critica? Punto interrogativo. E quindi noi dobbiamo cercare la stima di nostro Signore, cioè che il nostro Signore, per quello che fai, ti stimi e ti reputi buono. Questo è un fatto interiorissimo, questo è un fatto già noto, per esempio, dall'imitazione di Cristo, no? Quando si legge chiaramente che tanto ciascuno vale agli occhi di Dio e tanto egli è e nulla di più. E se tutti dicono bene tu sei cattivo, cattivo rimani. E se tutti dicono male tu sei buono, buono rimani. Quindi questa importanza, ecco, del... nessuno può, capite, cioè voglia qui a dire è il confessore, il padre spirituale, ma tu solo puoi entrare dentro il tuo cuore, io solo posso entrare dentro il mio cuore e interrogarlo e dirgli: ma tu veramente perché stai facendo questa cosa? Perché? E per chi? Se ci sono queste bassezze, che come si dice, sono bassezze interiori, cioè un prete che sta sempre a cercare, per esempio, il proprio onore, la propria onorabilità, ed è troppo preoccupato di questo, certamente uno non può fare delle cose tali che gli vadano a compromettere, insomma, il nome, la buona fama, specialmente quando sono inutili, no? Però non può essere schiavo di questo. Se deve dire una cosa, se deve dire una verità che sa essere scomoda, la deve dire. Non può dire: eh sì, ma poi chi lo sa che cosa me ne verrà dietro, e mi cominciano a parlare male dietro. Non fa niente. Devi curare di dire la verità, certamente nella forma opportuna, a tempo e a modo opportuno, ma la verità bisogna dirla. Ecco, quindi però chi è che sa che magari un qualcuno non dice una cosa per timore di essere, come dire, giudicato, di perdere l'onore? Non lo sa nessuno se non è diretto interessato, e noi non possiamo e non dobbiamo giudicare il prossimo, d'accordo? Mai, non dobbiamo mai andare oltre e dire: a questo non fa questa cosa per questo motivo, perché nessuno lo può sapere, all'infuori di Dio e del diretto interessato, che però, ecco perché non è un'operazione semplice, può stare nell'illusione, quindi può non ammettere a se stesso che la causa reale delle proprie azioni sia questo. Ma se questo non parte, non c'è un santo di qualità. Cosa dice Gesù? Il sacerdote resta uomo, questo vale anche per i fedeli. Tu, fedele, rimani uomo e operi da uomo, quindi ha voglia a fare gli atti preventivi, per carità, bisogna farli, bisogna, d'accordo? Quelli da un punto di vista oggettivo soprannaturalizzano le nostre azioni, ma ci deve essere anche la nostra cooperazione soggettiva. Non posso dire che faccio ogni cosa, come dire, per amore di Dio e di fatto la faccio per amore mio. Non si può, ecco perché questo è un cammino dove si cresce, dove si progredisce, dove gli ambiti, diciamo così, di influenza della volontà divina dentro la nostra anima si dilatano sempre di più o si restringono sempre di più a seconda di come noi interagiamo, di come noi rispondiamo.
di come noi ci muoviamo. Questo è il primo capitolo. Il secondo parla di un'altra cosa fondamentale, cioè delle anime indecise e irresolute. Allora, qui riprendo come al solito, questa è dottrina antichissima, no? Santa Teresa d'Avila. No, l'ho citato non so quante volte, insomma, no? Ma è una di quelle cose che lessi tanti anni fa, perché si trova nel Castello Interiore, è una di quelle cose che tu la leggi e capisci che è talmente importante, che ti colpisce talmente tanto, che mi è rimasta impressa, insomma, nel corso, l'ho ripetuta un sacco di volte, ci ho pensato un sacco di volte. Santa Teresa dice, se tu vuoi fare un cammino, il cammino delle sette stanze, no? Quindi che ti può portare fino al matrimonio mistico, anche se le fasi superiori, quelle dove c'è un'azione esclusiva del soprannaturale, non dipendono da noi, però noi ci possiamo disporre a questo. Dopodiché, nostro Signore, se ti vuole elevare ad alti gradi fin da qui, bene, se no va bene lo stesso, perché si campa comunque bene vivendo la grazia ordinaria di Dio. Santa Teresa dice, che quali virtù è necessaria? Bisogna pregare tanto? No. Bisogna essere umili? No. Bisogna essere obbedienti? No. Bisogna amare il prossimo? No. Bisogna averci la fede? No, 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 no e no. Ecco, dice, ci vogliono solo due cose. Primo, la volontà ferma e risoluta di iniziare. Perché per iniziare devi fare delle scelte, devi fare dei tagli, devi prendere una direzione determinata, dove ti lasci indietro certe cose e apri le porte a altre cose. No, è quello che poi porta alla conversione con la C maiuscola e alle, come dire, alle molteplici conversioni che avvengono nella nostra esistenza, no? I cambi di rotta. Certo che c'è bisogno dell'aiuto della grazia, ma nessuno può sostituire quest'operazione, proprio nessuno, di una volontà risoluta, non tentennante, non incerta, non timida, non indecisa, non che fa un passo avanti e due indietro. Ci deve essere una decisione. Quante volte Gesù parla di questo negli scritti della Divina Volontà, no? Ne abbiamo già meditato recentemente. La decisione, cioè taglio con ciò che c'era per entrare in ciò che ancora non ho e che prima non c'era. Oh, il problema è che noi purtroppo viviamo schiavi dell'istante presente, noi siamo legati, almeno fino a quando siamo in questo mondo, al tempo. Al tempo, all'incedere dei secondi, cioè quello che ho deciso 10 minuti fa, l'ho deciso 10 minuti fa, adesso che sono passati 10 minuti, sono ancora convinto di quello che ho deciso, sono ancora disposto a portare avanti la decisione che ho preso. E questo che cos'è? La costanza e la perseveranza, sono cose su cui Gesù torna spessissimo negli scritti. Santa Teresa diceva, ci vogliono solo queste due cose, la volontà ferma e risoluta di iniziare il percorso, e secondo, la costanza e la perseveranza, nel senso che qualunque ostacolo dovessi incontrare, vado avanti, e qualunque fatica dovessi sostenere, me la sobbarco, e non comincio a fare, ah no, oppure un giorno sì, un giorno no. Ecco, con queste due cose, tutte le altre poi verranno, perché il resto ci pensa tutto nostro Signore, e anche in queste ti aiuta nostro Signore, ma questo è quello che ci devi mettere tu, altrimenti nispa. Gesù dice, le anime che non sono risolute non sono buone a nulla. Il contrario, quando uno è deciso e risoluto, tutte le difficoltà le supera, le scioglie, quegli stessi che muovono le difficoltà, vedendolo risoluto si debilitano e non hanno il coraggio di opporsi. L'occasione contingente per cui Gesù parla di questa cosa era che lui se la stava pregando per un sacerdote che sentiva la vocazione a farsi religioso e era indeciso. Ecco. E Gesù dice che lo stava chiamando e lui era indeciso, quindi la volontà non risoluta, indecisa, frustra i piani di Dio, o quantomeno li ritarda, se uno poi si riprende e si rimette in carreggiata. Meglio ritardare che frustrare definitivamente, no? Si dice anche nel proverbio popolare, meglio tardi che mai. Ma la cosa migliore è
Volontà, appena io capisco una cosa, cioè cosa dicono i Vangeli su tutte quante le chiamate degli apostoli, dei discepoli, subito, lascia, subito si alzò e lo seguì, subito lasciate le reti lo seguirono, subito, c'è cioè questo termine, questa parolina magica, subito, d'accordo? Perché se, appena tu hai capito una cosa, chiaramente non ci devi stare a pensare, non la devi posporre, perché già il posporre è un atto di debolezza della tua volontà. Quella cosa si fa subito. Almeno la decisione viene presa subito e irrevocabile. Non c'è niente da pensarci quando riguarda le cose belle e del cielo. L'ultimo argomento di riflessione ancora, ecco, anzitutto, questo nuovo bellissimo spaccato che Gesù ci dà del suo rapporto d'amore con Luisa e del rapporto d'amore di Luisa con lui. E anche qui, cioè, dobbiamo sempre pensare, Gesù dice delle cose stupende a questa donna. Mi sento tanto tirato verso di loro che l'amore mi costringe a rompere i veli della fede. Cioè, Luisa Gesù lo vedeva, lo sentiva, riceveva le coccole da parte del Signore, a tu per tu. Noi siamo sempre portati a pensare, dice, vabbè, questi sono doni straordinari. Sì, certamente sono doni straordinari. Non dobbiamo desiderarli? Certamente che non dobbiamo desiderarli. Però qui c'è sta poco da desiderare. Se si entra nella dinamica di amore con il Signore, quindi si apre le porte all'amore suo e si corrisponde all'amore suo, un eventuale che Dio volesse, insomma, esperienza di quel genere, la si deve considerare come assolutamente normale, perché Gesù questa la vuole, d'accordo? E la vuole in quanto si sente tirato dall'amore della creatura. Se l'amore vuole i suoi sfoghi, altrimenti non si potrebbe tirare innanzi, cioè Gesù non è un pezzo di ghiaccio. Quindi, vedendo tutta quanta l'indifferenza, a volte l'odio, il triste spettacolo di anime che stanno lontano da lui, che si vanno a dannare e a rovinare con le proprie forze. Ma se vede uno che gli vuole un pochino di bene, ma sarà contento o no? Ma è evidente, insomma. Cioè, è evidentissimo. E se vede uno che gli vuole molto bene, sarà contento? Sì, ancora di più. E se lo ama, ancora di più. E se lo ama molto, ancora di più. E se lo ama alla follia, come l'amava Luisa, ancora di più. E che farà? Non corrisponderà lui, che è l'amore stesso, a quest'amore creaturale? Godi, senti le mie delizie, vedi quanti contenti ci sono nel mio cuore, tutto prendi, parte. Sfogati nel mio amore affinché il tuo si allarghi di più e possa più amarmi. Cioè diventa poi cioè veramente un'anticipazione del paradiso, no? Perché l'amore tra la creatura e il creatore, come dire, provoca rimbalzi continui, rimandi continui. Perché l'amore della creatura attira il creatore. Se tu fai un'esperienza del creatore, il cuore ti si dilata e lo ami di più, e ricomincia ad amarlo di più, lui si sente amato di più, a poi ritorna. Cioè, si determina questo circolo di cielo, questo circolo stupendo, bellissimo. Poi c'è l'ultima cosa, l'ultimo spunto di riflessione. Ancora Gesù prende l'occasione da queste case dei sacerdoti e da sacerdoti buoni e meno buoni. Ma dice una cosa che è fondamentale. Nel 1911, credo che conservi una certa attualità, dice: figlia mia, la Chiesa in questi tempi sta agonizzando, ma non morrà, anzi, risorgerà più bella. Ascoltare bene questa parola di nostro Signore significa, come dice il Salmo invitatorio che recitiamo ogni mattina nella liturgia delle ore, entrare nel riposo di Dio. Cioè, la Santa Madre Chiesa è proprietà di nostro Signore Gesù Cristo. Punto. E nostro Signore Gesù Cristo non dorme. Quindi le cose che in essa accadono, fossero anche le più brutte, di cui certamente bisogna dolersi, per cui certamente bisogna pregare, d'accordo? Per le quali certamente si può e si deve soffrire. Senza girare il dito nella piaga, che questo non giova a nessuno,
né alla Chiesa né ai nemici della Chiesa, anzi gli fa un favore grosso quanto una casa. Ecco. Ma questo è promessa, questo è, d'accordo, è riposo. E da dove vengono, ecco, le prospettive di risurrezione della Chiesa? Gesù lo dice, lo spiega, dai buoni. E quindi qual è la cosa sensata da fare, anche questo l'ho citato recentemente, dinanzi all'incedere dei problemi? Farsi santi, basta, si risolve, pregarci sopra e farsi santi dentro. Punto. Ho detto già nei giorni passati, non so se in sede di meditazione sulla Divina Volontà o in qualche altro incontro che ho fatto, adesso non mi ricordo, che Santa Teresa di Calcutta una volta era interrogata, dice, ma vedi qui la Chiesa, quanti problemi, quante cose, cosa possiamo fare per salvarla? Gli ha risposto, una cosa molto semplice, deve cominciare a cambiare la vita mia e la tua. Ecco la salvezza della Chiesa. E non c'è altro da fare, d'accordo? Non c'è nient'altro da fare. E... drammatico, infine, l'accento, noi sacerdoti buoni, sacerdoti non buoni, io parlo a loro ma non a loro. Gesù poi spiega, non è che non ci parla con quelli che non sono buoni, ma quelli che non sono buoni rendono vana la parola di Gesù perché non la vogliono stare ad ascoltare. E ecco qui un punto fondamentale, è quando perdiamo lo spirito dell'ascolto, lo spirito dell'umiltà, ecco, e entriamo in questi campi, questo diventa veramente problematico. Perché la testa dura e la convinzione di essere nel giusto e intangibilmente priva nostro Signore della possibilità di dirti, figlio mio, sei proprio sicuro? Calma, d'accordo? Prova a pensarci un po' di più. E poi ne riparliamo se sei proprio così nel giusto o nello sbagliato. E questo è un atto di umiltà doverosa perché quantomeno l'esperienza della vita ci insegna che io posso essere in tutte le buone fedi che voglio, e questo certamente ha valore agli occhi di Dio, ma mi posso sbagliare. E la consapevolezza che ci possiamo sbagliare deve sempre farci camminare in questo spirito di profondo ascolto. Questa è una grande povertà evangelica, a mio avviso, perché la povertà di chi si sente poca cosa, i poveri di spirito, parla Gesù nel Vangelo, che poi è il riflesso interiore della povertà esteriore, quindi chi si sente poca cosa e quindi non si fida di sé ma si abbandona in Dio e si lascia continuamente ammaestrare da Dio, è una grandissima risorsa e ci preserva e ci para da tutti i possibili problemi, perché ci evita di cadere in problemi ulteriori e sicuramente nel tempo, presto o tardi, ci toglierà da qualche problema in cui consciamente o inconsciamente, volontariamente o involontariamente, ci dovessimo trovare. Bene, Santa Vergine Maria, aiutaci a vivere queste cose su cui abbiamo meditato, una volontà ferma e risoluta, una soprannaturalità del nostro agire, un controllo su quelle che sono le intenzioni profonde del nostro cuore. E infine questo senso profondo, insomma, di fiducia e di abbandono nelle mani di Gesù che provvede e ancora, ecco,
di dilatazione del cuore, di un rapporto sempre più sintonizzato sulle frequenze dell'amore con nostro Signore. Ottienici queste grazie e continua a guidarci nel nostro cammino. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.